Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Il caso di oggi ha come protagonista una ragazza di nome Liliana. Ha 27 anni, è bella e solare e di mestiere fa la parrucchiera. La nostra storia inizia con un'amica che organizza un'uscita a sorpresa con un ragazzo, a Liliana. La ragazza all'inizio non ne vuole proprio sapere, però la sua amica insiste. Ha organizzato un'uscita a 4, quindi ci sarà anche lei. Ilaria, l'amica di Liliana, ha già organizzato tutto. Devono incontrarsi in discoteca. Così, alla fine, Liliana accetta. Si prepara con cura, si trucca e infine indossa le sue scarpe preferite, ossia delle décolleté rosse. Appena Liliana arriva in discoteca, Davide, il ragazzo che deve conoscere, si stacca dagli amici per andarle incontro. Da quel momento le sue attenzioni sono solo per lei. I due passano una bellissima serata, ballano, si divertono. Liliana quella sera conosce Davide Perseo, un ragazzo che abita a Cusano Milanino. Di 25 anni. Liliana abita a Limbiate, nella provincia di Monza e della Brianza. A fine serata Liliana e Davide si mettono d'accordo per rivedersi. Prima di andare avanti, però, come al solito, facciamo un passettino indietro. Chi è Liliana? La ragazza abita con sua madre ed è l'ultima di 5 figli. Liliana fa parte di una famiglia numerosa. Suo papà ha origini maghrebine, mentre sua madre è sudamericana. Quando è alle elementari, Liliana vive un episodio di emarginazione. Insomma, i suoi compagni non vogliono giocare con lei perché ha la pelle un po' più scura. Liliana da bimba chiaramente non capisce cosa non vada in lei. Si arrabbia, piange, poi però non ne parla a casa. Fa finta di niente, anche se si nota la sua tristezza. Crescendo però, impara a fregarsene altamente. Se gli altri non vogliono avere a che fare con lei, troverà altro con cui giocare. Quando è poco più che ragazzina, nella vita di Liliana accade un fatto che segnerà tutto il resto della sua vita: la morte di suo fratello maggiore. Tutte le sorelle sono piccoline quando avviene questo tragico fatto, ma ricordano il viso dei genitori che, ahimè, non è più lo stesso. Si ricordano di loro padre, seduto in giardino, con lo sguardo perso nel vuoto e tutti i parenti accanto. Liliana ha 12 anni e già dimostra di essere una ragazzina piuttosto chiusa. Scrive su un diario i suoi pensieri e lo fa anche spesso, sua madre la vede spesso scrivere, ma non parla mai in famiglia di questa perdita. Liliana vede sua madre piangere, ma non sa assolutamente come aiutarla. Dall'altro lato sa che deve tirarsi su il prima possibile perché i suoi figli hanno bisogno di lei. Passano gli anni e le sue sorelle, Eleonora e Samantha, mettono al mondo dei bimbi che la ragazza adora follemente. Ama i suoi nipotini. Ad un certo punto monta anche sulla sua macchina un seggiolino per poterli portare in giro con lei. Ora invece parliamo di Davide. È un ragazzo facilmente attaccabrighe, che non appena beve o assume cosette inizia ad andare in escandescenza. Attacca fisicamente sia amici che persone sconosciute. Insomma, Davide non è un ragazzo facile. Come vi ho già detto, ha 25 anni ed ha già lavorato in passato. Ora però è disoccupato. In effetti Davide riesce ad arrivare a stento alla fine della scuola, ma si inserisce immediatamente nel mondo del lavoro. Davide abita con sua madre e purtroppo vive anche lui un dolore immenso. La perdita di suo padre lo fa cambiare irrimediabilmente. Davide e Liliana iniziano a frequentarsi e giorno dopo giorno si affezionano sempre di più. Non riescono a fare a meno l'una dell'altra. È un rapporto di grande passione che Liliana vive con gioia e spensieratezza. Con Davide è felice, però tutto avviene in clandestinità. Perché Liliana non confida a nessuno il proprio amore per Davide. Proprio in questo periodo, il padre di Liliana muore per un ictus. Nella sua giovane vita, al dolore della perdita del fratello, si aggiunge quello per la scomparsa dell'amato padre. Il giorno in cui viene celebrato il funerale del papà di Liliana, Davide va a casa per fare le condoglianze a tutta la famiglia. Liliana però per il momento lo presenta come semplice amico. Dopo alcuni mesi dall'inizio della relazione, Davide presenta Liliana a sua madre. L'occasione è un pranzo in famiglia. La madre di Davide dimostra per Liliana immediatamente una grande simpatia, che col tempo diventerà affetto. E proprio durante quel pranzo, Davide beve troppo, alza un po' il gomito e sua madre lo rimprovera. Così ecco che scoppia un piccolo litigio, ma non è nulla di che. In ogni caso, Liliana e Davide continuano a stare insieme. La ragazza è felice e nella relazione con Davide sottovaluta alcuni segnali. Intanto la madre di Liliana capisce che nella vita della figlia è cambiato qualcosa, quindi le chiede spiegazioni. Prima Liliana stava spesso a casa, anche perché il suo lavoro non è proprio leggero. Sta in piedi per almeno 8 ore, è faticoso.
Poi però di colpo ha iniziato ad uscire tutti i sabati. Anche quando tornava da lavoro stravolta, si lanciava sotto la doccia per poi uscire. Quindi affronta la figlia, le chiede se per caso sta vedendo qualche ragazzo. A questo punto Liliana non mente, dice a sua madre la verità. Sì, sta vedendo un ragazzo. Rosa chiede alla figlia, beh, e chi è questo ragazzo? Liliana risponde, mamma, l'hai già conosciuto. È Davide, il ragazzo che è venuto a fare le condoglianze per la morte di papà. Rosa storce il naso. Quel Davide non le ha fatto una buona impressione. Nonostante questo, la vita è quella di sua figlia, quindi si limita a dirle, fa attenzione. Intanto la storia tra Davide e Liliana prosegue, i due entrano sempre di più in intimità. La ragazza difende contro tutto e tutti il suo amore per Davide. Come spesso accade in molte relazioni, Liliana è convinta che il suo amore possa bastare a risolvere dei problemi ben più profondi e a superare le difficoltà e gli ostacoli. Ma l'amore non basta e infatti Davide, dopo poco tempo, inizia a mostrare quale sia il suo vero temperamento. È possessivo, geloso e chiude Liliana in un rapporto soffocante, in cui c'è spazio solo per lui, in cui è lui a dettare le regole e a stabilire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Il tutto inizia con la richiesta di foto per accertarsi dove sia Liliana in ogni momento. Davide la contatta tutto il giorno, in ogni momento della giornata, e poco importa che la ragazza sia a lavoro. Se è davvero a lavoro, allora deve dimostrarglielo. Liliana accetta questa prima richiesta, già a mio avviso molto pressante, di Davide. Decide quindi di fotografare una parte del negozio in cui non ci sono persone o clienti per mandarla a Davide. Col tempo Liliana dovrà fotografare quel negozio da più angolazioni, perché Davide le foto precedenti le ha tutte salvate. E se Liliana gliene invia una uguale anche solo per sbaglio, Davide non manca di farglielo notare. Col tempo Liliana è obbligata anche a fotografare le clienti e la scusa che usa Davide è no vabbè ma è per vedere con chi stai lì. Davide viene immediatamente colto da quella forma di possesso tossica, inquinata, che lo porta, al posto di dimostrarle amore e affetto, a controllarla a livello di orari e di spostamenti. Davide deve sempre sapere dove sia Liliana, specialmente se si sposta. Vuole sempre vedere dove sia e con chi sia. Liliana però non può certo mettersi a scattare foto in ogni circostanza, quindi spesso si ritrova a mentire. Dice a Davide che è a casa e gli manda delle foto che ha scattato in precedenza. Nei giorni in cui Liliana è a casa da lavoro, puntualmente a mezzogiorno, squilla il telefono. Qualsiasi cosa stia facendo, la ragazza molla tutto e si chiude in camera per rispondere alla chiamata. E spesso, dopo quella chiamata, si rifiuta di pranzare e rimane chiusa in camera sua. Principalmente perché discute con Davide, chiaramente. Davide ha sempre un buon motivo per discutere. Anche il più banale. Il controllo di Davide su Liliana è sempre più serrato. E anche una banale serata tra amiche per lui è insopportabile. Il ragazzo chiama Liliana perennemente, le chiede dove sia e con chi sia. Le sue amiche si straniscono, le chiedono cosa ci sia che non vada, ma Liliana minimizza dicendo: Davide vuole solo che gli mando una foto. Ci facciamo un selfie? Una sua amica le chiede chiaramente: vuole una foto per capire se sei veramente qui con noi? Liliana esclama scocciata, dai facciamoci questa benedetta foto, datemi almeno una mano, per favore. Alla fine le amiche accettano di fare il selfie, ma col tempo Liliana le vede sempre di meno. Smette di uscire con loro perché secondo Davide sono troppo carine ed escono solo col fine di rimorchiare. Davide riesce a non farsi piacere nessuno se appartiene alla cerchia amicale di Liliana. Lui vuole frequentare i suoi amici e vuole che Liliana frequenti con lui i suoi amici. Facendo questo, Davide isola totalmente Liliana oltre ad indebolirla, perché chi la può spalleggiare come le sue amiche non lo frequentano mai. Nessuna di loro racconta mai di aver avuto a che fare con Davide. I due quindi frequentano gli amici di Davide, perché il ragazzo ha il bisogno spasmodico di sapere sempre dove sia Liliana. Ha paura che possa conoscere qualcun altro, migliore di lui. Davide non ha intenzione di essere lasciato, è un pensiero che rifiuta totalmente e lo rifiuta fin dall'inizio della relazione. Ci sono diverse telefonate che sono state registrate da Liliana, quella che vi sto per leggere è solo una delle tante. È mattina, Liliana va a lavorare e Davide continua a chiamarla insistentemente. Il punto è che prima Liliana era in metropolitana e c'era un gran chiasso, quindi preferisce aspettare di uscire dalla metropolitana per rispondergli. Dunque, Liliana, appena esce dalla metropolitana, risponde a Davide, che le sta facendo l'ennesima chiamata. Davide per prima cosa le dice: perché non rispondi? Liliana ribatte: sto andando a lavoro. Davide risponde: vabbè, non riesci neanche a mandare un messaggio? Un messaggio? Liliana a questo punto dice:
Davide, ma a cosa ti riferisci? Dimmi qual è il problema. Dimmi qual è il problema e io ti rispondo. Davide ribatte. Ti ho detto che bastava mandare un messaggio, d'accordo? Basta comunicare. Liliana a questo punto gli chiede, ma stai parlando di ieri sera? Il ragazzo risponde, sì certo che sto parlando di ieri sera, bisogna rispettarsi. Liliana ribatte, ma lo sai dove sono andata ieri sera, Davide? Rispettarsi vuol dire pure che tu mi lasci i miei spazi. Cioè, una ragazza della mia età che non può andarsi a prendere una pizza con delle amiche. Ma stiamo scherzando? Che ti devo fare, la telecronaca di tutto quello che faccio? Davide risponde, senti, va bene, sto solo dicendo che bisogna parlare, basta un niente. Liliana ribatte, Davide, ma lo sapevi, ci siamo sentiti ieri sera prima della pizza, ma poi, cioè, sono uscita con le mie amiche, lo sai che a me non me ne frega niente di andare a ballare o di andare a bere in giro, lo sai chi è Liliana o no? Davide ribatte, lo so benissimo, non interessa neanche a me interessa stare solo con te. Liliana risponde, ho capito Davide, anche io voglio stare con te, però ci voglio stare bene. Davide a questo punto dice, d'accordo, d'accordo, proviamo a fare sta cazzo di vita normale, però per favore se c'è un problema comunichiamo, parliamo, tutto qui. Dai, buon lavoro va, ciao. Davide dunque non accetta che Liliana abbia uno spazio tutto per sé. Quindi blocca ogni tentativo ed ogni richiesta della fidanzata di avere una vita normale, che sia fatta di amiche, di serate in loro compagnia, come peraltro fanno tutte le ragazze a quell'età. Le promesse di Davide di cambiare e la richiesta di costruire un futuro insieme, purtroppo sono solo e soltanto parole al vento. Infatti una sera, mentre i due ragazzi sono in macchina di ritorno ad una serata insieme, Davide inizia a strattonare e a picchiare Liliana, dandole dei pugni con una mano sola colpendola all'occhio. Con l'altra mano continua a guidare e alla fine Davide va a sbattere contro un palo. A causa dell'incidente Liliana sbatte anche la testa contro il finestrino. Davide però non si dimostra affatto preoccupato, anzi esce dalla macchina sbraitando. Porca puttana, guarda che cazzo mi fai fare! Ma porca puttana, vedi? Vedi che cazzo ti dico ogni volta? Per le tue stronzate succedono i casini! Il motivo per cui i due ragazzi litigano è sempre lo stesso. La gelosia morbosa di Davide. Quando Davide vede Liliana uscire dalla macchina e allontanarsi, la raggiunge chiedendole di tornare in macchina. Liliana non ne vuole sapere, quindi Davide urla alla ragazza. Non mi fare incazzare, non è bastato questo casino? Guarda la macchina, guarda per le tue stronzate. Questa è la tua stronzata, è tutta tua. Liliana neanche si gira a guardarlo e alla fine Davide se ne va lasciandola in mezzo alla strada. A questo punto la ragazza è costretta a tornare a casa a piedi. Ma neanche stavolta Liliana racconta ciò che le è successo. Mentre torna a casa a piedi sfoga in un pianto dirotto la sua frustrazione. Si ferma un attimo sotto casa per calmarsi, dopodiché sale e torna a casa. Liliana torna spesso a casa anche piangendo, ma soprattutto è triste. Quella ragazza solare e sorridente è sparita, lasciando il posto ad un'altra ragazza ben più cupa e triste. Liliana non spiega mai quale sia il problema, nonostante questo Samantha, sua sorella, quando la vede piangere la consola, la coccola, le dà conforto, crede sia triste per la perdita del papà. Forse sente un carico di responsabilità maggiori che non riesce a gestire. Nessuno della famiglia sa della situazione di Liliana. Nessuno sa che Davide sta diventando sempre più violento. Liliana parla molto raramente e vede ancora meno anche le sue amiche ormai. La mattina dopo la ragazza si sveglia. Va in cucina e saluta sua madre, come solita fare tutte le mattine. Quest'ultima nota immediatamente il livido che Liliana ha sull'occhio, quindi le chiede spiegazioni. Ma la ragazza inventa una scusa e dice, no mamma sai, stavo pulendo una mensola in negozio, ma per fare in fretta non ho tolto una lacca che era esposta lì sopra. E in pratica mi è caduta in faccia. Nonostante abbia detto questa bugia a sua madre, Liliana è spaventata dall'atteggiamento di Davide, che è estremamente aggressivo, quindi decide di lasciarlo. Ma come spesso avviene quando si è giovani e immaturi, in un'altalena di sentimenti, in un continuo tira e molla, fatto di prendersi e lasciarsi, è sufficiente una telefonata o una promessa di cambiamento per far tornare tutto come prima. Il rapporto tra Liliana e Davide va avanti tra liti e riappacificazioni. Davide, ad ogni tentativo di Liliana di lasciarlo, torna da lei a chiedere perdono e spesso tutto ciò avviene al telefono. A questo punto c'è un altro audio di una chiamata registrata da Liliana. Davide dice, voglio tornare, non come prima, meglio di prima. Liliana ribatte. Ma io non voglio. Davide insiste. Proviamoci, adesso è così per la situazione, ma vedrai che tutto andrà meglio.
E non capisci? Liliana ribatte, no, sei tu che non capisci, perché non andrà meglio, sarà sempre uguale, andiamo avanti una settimana. Davide a questo punto urla, no, 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 porca puttana, no, ascoltami, ti sto dicendo, veniamoci incontro. La cosa deve essere reciproca, cerchiamo di venirci incontro. Quando arriviamo ad un punto di incontro, incontriamoci. Liliana risponde con un tono rassegnato, va bene. Davide a questo punto, tranquillo come un impiegato alle poste, risponde, va bene, dai, ti lascio riposare, ciao amore, un bacione. Questo è solo un audio, ma Davide è molto bravo a farsi perdonare da Liliana. Le dice in continuazione, perdonami, non succederà più, io ti amo, sei la mia vita. Non posso vivere senza di te, tu non puoi vivere senza di me. In un'altra telefonata, Liliana dice a Davide questa esatta frase. Sei tu che mi porti a doverti per forza perdonare. C'è da dire che i due si cercano, spasmodicamente, e lo fanno entrambi. Anche Liliana lo cerca. Ci sono dei messaggi anche di Liliana in cui gli chiede dove sei e cosa fai. Certo, però, sono molti di più quelli di lui. In effetti, Davide e Liliana sono due anime sole, che si incontrano e cercano disperatamente conforto l'una nell'altra. Il punto è che Liliana è triste, non ride più, non è più la ragazza di prima. La domanda che mi martella in testa è, questo era amore o era paura di lasciarlo? C'è un'altra telefonata molto molto pesante che Liliana registra. Lei come al solito sta provando a lasciare Davide e Davide sbraita il telefono. Questa volta però ad ascoltare Davide c'è anche sua madre. Sua madre si nasconde e sente suo figlio urlare. Ascoltami, sei una merda, hai capito? No, 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 ascoltami, non mi fai parlare. Quando non mi fai parlare io mi incazzo ancora di più. Adesso te lo faccio vedere io, tu con chi cazzo stai, perché tu forse non l'hai capito, vero Liliana? Tu non l'hai capito. Ma mi sa che qui non l'ha capito nessuno. Nessuno l'ha capito. Cosa? No, 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 ascoltami. Stai zitta, sei una merda, hai capito, eh? Cosa c'hai, merda? Cosa? Cosa c'hai? Te lo dico io cosa c'hai. Lo sai tu cosa c'hai? La merda da spalare c'hai. Zing DM. Ecco cosa c'hai. Sì, ma stai tranquilla che siamo agli sgoccioli, Liliana, eh? No, stai zitta. Tu con me la zing DM non la fai. L'hai capito o non l'hai capito? Non si torna indietro, non si torna indietro. Adesso vedi con chi cazzo stai te. Ma vaffanculo, merda. Non so voi, ma quando io ho letto quest'audio mi è venuta una pelle d'oca incredibile. Anche la mamma di Davide racconta di infiniti litigi al telefono, li ricorda tutti anche lei. Davide ha il coraggio di dire a Liliana cose come: sei un incrocio come i cani, sei una cagna, fai schifo. Ma soprattutto la minaccia. Ogni volta che Liliana prova a lasciarlo, Davide minaccia di fare del male alla sua famiglia, alle sue sorelle, ai suoi nipoti. Liliana ha una paura tremenda che Davide faccia davvero del male alla sua famiglia. Ecco perché in casa non parla mai di questa situazione. Dopo aver ascoltato gli insulti che Davide ha rivolto a Liliana per telefono, sua madre sente sia giunto il momento di intervenire. Un giorno infatti Davide porta a casa Liliana e non ha neanche la decenza di trattarla bene davanti a sua madre. La rimprovera di continuo anche per cose inutili, quindi la madre di Davide prende Liliana e le dice: ascoltami Lili, no, tu non devi lasciare che nessun uomo ti tratti male, anche se questo uomo è mio figlio, è per te che lo dico. Davide si mette in mezzo e dice: ci sono problemi qui? Parlane con me. Sua madre risponde: oh sì che ci sono dei problemi Davide. Davide ribatte: perché devi parlarne con lei? Parlane con me. Sua madre risponde: parlo con entrambi e con chi mi pare. Davide a questo punto esclama: ma qui non si può litigare? Non si può discutere? Sua madre a questo punto lo guarda e gli dice: Davide, per litigare e discutere c'è modo e modo, e tu lo sai. Davide a questo punto si incazza come una iena e trascina Liliana con sé. Seppur con grande sofferenza, la madre di Davide fa andare via i due ragazzi. La donna spera con tutto il cuore che Liliana si allontani da suo figlio. Spera vivamente che lo lasci. Cerca in un certo senso di metterla al riparo. Cerca di proteggerla da un rapporto che sa benissimo essere pericoloso e senza futuro. Intanto il rapporto tra Liliana e Davide procede tra alti e bassi. E quando lei, stanca degli atteggiamenti molto aggressivi del ragazzo, fa un passo indietro, ecco che Davide torna subito a cercarla. Anche a lavoro. Ormai entra addirittura in negozio per chiedere a Liliana di uscire e parlare con lui. E lo fa mentre Liliana sta trattando delle clienti, non mentre sta facendo le pulizie a fine turno. All'ennesima volta in cui Davide entra in negozio strattonando Liliana e dicendole:
Dai, esci un minuto, che ti costa? Poi torni a lavorare, dobbiamo parlare. La collega di lavoro di Liliana si mette in mezzo, guarda Davide e gli dice: adesso basta. Il ragazzo si gira, la guarda e le dice: puoi farti gli affari tuoi? Un secondo, dai, dobbiamo solo parlare. Liliana nel frattempo continua a ripetere: lasciami in pace, per favore, per favore, per favore, per favore. Davide afferra Liliana per un polso ed esclama: ma che per favore, dai, dobbiamo parlare. La collega di Liliana a questo punto dice: Davide, chiamo la polizia, eh? Il ragazzo si gira di nuovo e dice: ah, chiami la polizia? Fa una risatina e poi continua: siamo arrivati a questo punto? Alla polizia? Liliana indietreggia sempre di più mentre la sua collega telefona davvero alla polizia, dicendo che c'è un tizio che le sta importunando sul posto di lavoro e non vuole proprio uscire dal negozio. Solo a quel punto Davide se ne va via dicendo: sono senza parole, ma vaffanculo. Nonostante l'atteggiamento aggressivo di Davide, ai poliziotti accorsi sul posto, Liliana fa credere che non sia successo nulla di grave. Davide non accetta, anzi, non tollera assolutamente l'abbandono. Non accetta i non ce la faccio più di Liliana. Non accetta i non sono disposta a continuare una storia così. Davide, tutto questo non lo tollera assolutamente. Liliana minimizza anche questa volta l'accaduto e decide di non sporgere denuncia nei confronti di Davide per paura, nonostante il suggerimento della collega del negozio in cui lavora e degli stessi poliziotti. A questo punto Davide chiama Liliana e con una minaccia di morte le impone di presentarsi al parcheggio adiacente al cimitero di Cusano Milanino. Lei accetta, questa volta però chiede l'appoggio di alcune sue amiche. Chiede loro di seguirla fino al parcheggio e di non lasciarla sola. Liliana, spaventata dalle minacce di Davide, si presenta al parcheggio del cimitero, mentre le sue amiche la seguono in macchina e si nascondono a poca distanza per controllare la situazione ed essere pronte ad intervenire in caso di necessità. Appena Liliana parcheggia, Davide sale nella sua macchina e dice: non mi piace proprio come fai. Liliana guarda Davide e dice: dobbiamo discutere e quindi ripetere sempre le stesse cose, Davide. Davide ribatte: beh, facciamo pace. Facciamo pace, riparliamo e cerchiamo di capire dove si è sbagliato, no? Liliana a questo punto esclama: dove si è sbagliato? Dove hai sbagliato, cazzo? E su, un po' di realismo. Davide a questo punto ribatte: ah, sbaglio io? Sbaglio solo io? Liliana risponde: no, no, ho sbagliato anche io a darti corda, evidentemente. Davide fa un no con la testa e dice: non ci capiamo. A volte proprio non ci capiamo, vero? Si gira verso Liliana, le infila un braccio intorno al collo e prova a stringerla a sé, dicendole: dai, vieni qua, dammi un bacio. Liliana però lo spinge via. Davide continua a ripetere: dai, dammi un bacio, che vuoi che sia, abbiamo solo litigato. Liliana esclama: no, 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 non voglio Davide, levati! Inizia a spingerlo via, ad allontanarlo e poi scende dalla macchina. È molto spaventata. Si allontana, prende il telefono e manda un messaggio allarmante alle amiche, in cui scrive: per favore chiamate i carabinieri. La reazione di Davide è ancora più violenta. Cerca di prenderle il telefono dalle mani, la strattona, la spinge. Le amiche quindi accorrono velocemente. C'è anche il fidanzato di un'amica di Liliana che cerca di calmare la situazione. Di fronte al comportamento di Davide, il ragazzo è costretto a chiamare i carabinieri. Quando le autorità giungono sul posto, Davide non perde il suo atteggiamento indisponente. Davanti alle forze dell'ordine, Davide ha un atteggiamento spavaldo, sicuro, attaccabrighe e non collaborativo. Alla domanda di uno dei carabinieri che chiede: cos'è successo? Davide risponde: guardi, abbiamo litigato, è scivolata, l'ho aiutata a rialzarsi. Il ragazzo che ha chiamato i carabinieri però si mette in mezzo e ribatte: no, non è andata proprio così. Io ho visto personalmente che le metteva le mani addosso, quindi se volete chiedete anche alla ragazza, potrà confermare tutto. E invece Liliana, davanti ai carabinieri, come già è accaduto in passato, sminuisce l'accaduto. Dice che i toni si sono un po' alzati in seguito a una discussione e poi alla fine lei che è scivolata, mica è caduta a causa di Davide. A questo punto i carabinieri non possono che limitarsi a chiedere ad ognuno le generalità, anche perché Liliana non ha intenzione di denunciare. La ragazza rimane tutto il tempo in disparte, come se fosse succube di Davide. Dopo qualche ora, un'amica presente all'aggressione rimprovera Liliana per il comportamento che ha tenuto davanti alle forze dell'ordine e le scrive questo messaggio: a questo punto non ne voglio più sapere nulla. Non si scherza con queste cose, stai attenta, più di questo non posso dirti. Buona serata. Le amiche, che fino a quel momento l'hanno sostenuta e protetta per quanto possibile, sono stanche di vederla succube di Davide, ma soprattutto sono spaventate dal comportamento aggressivo del ragazzo. Quindi ecco che fanno un passo indietro, si allontanano e chiudono i rapporti con Liliana. I due ragazzi a questo punto si lasciano di nuovo, ma Davide il 10 marzo 2016 si presenta di nuovo da Liliana per chiederle perdono. Le porta un regalo,
si dimostra premuroso, gentile e ancora una volta Liliana ci crede. Davide dice a Liliana: Liliana, ci lavoriamo, va bene? Lavoriamo sul mio carattere, lavoriamo su tutte queste cose. Te l'ho detto, sono disposto a tutto, voglio dividere tutto con te, Lilly, tutto. Lilly, io e te, sempre insieme, ad ogni costo, a testa alta, te l'ho sempre detto. Non c'è luogo in cui Liliana sia a riparo. Davide la raggiunge sempre. E peraltro lui trova sempre anche il modo giusto per riportarla a sé. Arriviamo al 10 aprile del 2016, la giornata di Liliana inizia come tante altre giornate. Fa quattro chiacchiere con sua mamma a colazione, poi corre al lavoro. Quando esce dal lavoro corre a casa a prepararsi perché deve andare ad una festa di compleanno con Davide. Il problema è che sua madre non sa che deve andare alla festa di compleanno con Davide, sa che deve andare alla festa di compleanno di una sua amica. Rosa però guarda sua figlia e nota quella tristezza nei suoi occhi, non può far finta di niente, non riesce a non farci caso. A questo punto Liliana prende la macchina ed esce. I due si danno appuntamento al solito parcheggio di Cusano Milanino e poi raggiungono insieme il locale per partecipare a questa festa di compleanno. Davide quella sera beve molto, ha un atteggiamento aggressivo e provocatorio e basta solo una parola fuori posto detta da un amico per scatenare la sua reazione fuori controllo. Infatti l'amico di Davide dice semplicemente: cazzo, peccato, qua c'è troppa confusione, non riusciamo a chiacchierare tranquilli. Davide risponde: no, però, non parlare così davanti a lei, fammi questa cortesia. L'amico lo guarda e dice: ho capito, ma che ho detto? Davide si avvicina e dice: non parlare così alla mia ragazza, va bene? L'amico a questo punto ribatte: beh, ma qual è il problema? Davide esclama: non devi dire parolacce davanti a lei, ecco qual è il problema, le parolacce le dici davanti alla tua ragazza che è una bella sciacquetta. L'amico a questo punto inizia a dire: di ancora una cosa del genere e giuro che ti stacco la testa, hai capito? A questo punto Liliana si mette in mezzo, prova ad allontanare Davide, che però la spinge via in malo modo continuando a litigare con il suo amico, per poi alla fine minacciarlo. Gli dice che lo aspetta fuori dal locale per mettergli le mani addosso. La festa ormai è rovinata. Liliana però è obbligata a seguire Davide, che fa letteralmente quello che gli pare, va in giro per la discoteca, beve. A volte si gira per insultare Liliana senza motivo, altre finge che non sia neanche lì con lui. E Liliana a questo punto non ce la fa davvero più. Appena Davide si mette in fila per prendere un altro cocktail, la ragazza esce dalla discoteca e manda un messaggio a Davide scrivendo: adesso mi sono davvero stufata, sono arrivata al limite, non voglio più saperne niente di te. Se vuoi mi raggiungi o me ne vado a casa da sola. Liliana non riceve alcuna risposta da Davide, quindi si allontana dal locale. Sono le 2 del mattino e nessuno sa con precisione cosa faccia Liliana fino alle 3. C'è un buco di un'ora. Dov'è andata Liliana tra le 2 e le 3 del mattino? Forse si è seduta su una panchina lasciando Davide fare cosa? Divertirsi? Sbollire? Calmarsi? Magari Liliana sta riflettendo, magari sta pensando a un discorso per mettere definitivamente fine a quella relazione. Purtroppo possiamo fare solo delle ipotesi. Quando Davide, dopo 2 ore, si rende conto che Liliana non è più nel locale, inizia ad attaccarsi al telefono e a chiamarla. Vuole sapere dove sia andata. Non è preoccupato, vuole solo sapere dove sia finita, dove sia andata. Liliana gli risponde in malo modo e i due alla fine si danno appuntamento al solito parcheggio del cimitero di Cusano Milanino. Appena Davide arriva al parcheggio si rende conto che Liliana è già lì, quindi scende dalla sua macchina e sale sulla macchina di Liliana. Appena Davide entra in macchina Liliana esclama: ma dove cazzo stavi? Davide è chiaramente ubriaco fracico, sbiascica da morire e dice: ti ho cercato ovunque, tu dov'eri? Liliana ribatte: mi hai cercata ovunque, ti avrò mandato 10 messaggi. Davide come al solito cerca di fare pace avvicinandosi a Liliana in modo molesto. La tira verso di sé, le chiede un bacio e a questo punto la ragazza esplode dicendo: possiamo per una volta parlare come delle persone normali, cazzo? Davide continua a stringerla e sbiascica: ma abbiamo già parlato! Così Liliana di nuovo si precipita fuori dalla macchina e si allontana. Davide esclama: ma non ho fatto niente, perché te ne vai? Liliana a questo punto lo guarda e gli dice: ma ti pare questo il momento di provare a baciarmi? Ti pare il momento? Davvero? Davide come al solito si arrabbia e comincia a spingerla, a strattonarla, la porta verso la macchina e la spinge sui sedili anteriori. Liliana prova a scappare e urla: lasciami! Ma Davide non la molla mai, anzi continua a ripetere: stai ferma, non muoverti, stai ferma cazzo! E poi inizia a picchiarla, la prende a pugni, a sberle, poi afferra con una mano un elastico portapacchi, lo gira intorno al collo di Liliana per 3 volte, fa un nodo e tira.
Così Liliana perde la vita. Davide a questo punto la tira su e l'appoggia sul sedile del guidatore. Poi, ancora ubriaco, si allontana. Per circa 2 ore vaga senza meta per la città. Poi, ancora in stato confusionale, va a casa di un suo amico e collega e gli racconta quello che è successo. Davide suona il campanello e appena il suo amico apre la porta, esclama: «L'ho fatta fuori!» L'amico risponde: «Ma che dici, Davide?» Davide ribatte: «Alla fine l'ho fatto davvero!» L'amico lo guarda e dice: «Ma tu stai ubriaco, vai a casa a dormire, dai!» Davide abbraccia l'amico dicendo: «Vieni qui che io e te non ci vediamo più!» L'amico ribatte: «Ma che dici? Oh, Davide, dai, hai bevuto troppo stasera, torna a casa, vattene a dormire che domani ti svegli bello rilassato!» Davide a questo punto annuisce e torna a casa. Alle 8:30 del mattino, una donna che passa di lì nota una macchina parcheggiata in modo scorretto al parcheggio del cimitero di Cusano Milanino. Così si insospettisce, si avvicina al veicolo e vede così una ragazza distesa sui sedili. Quindi inizia a bussare contro il vetro della macchina, perché è convinta che quella ragazza stia solo dormendo. Però poi nota la corda che la ragazza ha attorno al collo. Apre la portiera e si rende conto che quella ragazza è senza vita, così chiama i carabinieri. Le autorità corrono sul luogo, trovando la vittima riversa a metà dei sedili posteriori e del sedile di lato guida. Viene identificata come Liliana. Successivamente vengono fatti una serie di accertamenti ed emerge che questa ragazza ha avuto delle liti molto violente e importanti col suo ex fidanzato. Nel frattempo Davide, ubriaco, rientra a casa e cerca di farsi un caffè. Sua madre entra in cucina e appena lo vede lo rimprovera. I suoi vestiti sono imbrattati di sangue. Quindi, che succede? Davide risponde in malo modo, così sua madre prende i vestiti sporchi dal pavimento e si allontana. Vuole evitare discussioni. Poco dopo esce di casa per fare delle commissioni. Crede che quelle macchie di sangue siano dovute alle solite risse del figlio. Non può sapere cosa abbia davvero fatto Davide. La mamma di Davide, stanca dei comportamenti del figlio, gli manda un messaggio. Prima di tutto gli chiede di chi sia il sangue sui suoi vestiti e poi aggiunge: «Io non ce la faccio più. Non mi piace questo tuo modo di vivere, non corrisponde ai miei valori, a quello che io ti ho insegnato». Intanto Davide, in assenza della madre, tenta di togliersi la vita. Ingerisce un paio di scatole di antidepressivi e poi tenta di tagliarsi le vene, ma non nel modo in cui ci si suicida di solito. Quindi non con tagli verticali, ma con tagli orizzontali. Questo è un gesto dimostrativo, istrionico. La mamma di Davide a questo punto prova a chiamare il figlio, ma non ottiene risposta. E allarmata da questo silenzio, richiede l'intervento del 118. Davide però non permette agli operatori del 118 di avvicinarsi, tanto che un infermiere è costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Quando giungono le forze dell'ordine, Davide è nelle primissime fasi del soccorso dei sanitari, ma a questo punto è in uno stato catatonico. È in una condizione di totale assenza, sembra estraniato. Sembra che in quel momento sia in una realtà tutta sua. Non dice nulla, neanche una parola. Non fa nulla. Gli infermieri notano i segni dei tagli sui polsi, che però risultano alquanto superficiali. Infatti gli medicano le ferite direttamente sul posto. Mentre i carabinieri sono a casa di Davide, la madre e le sorelle di Liliana sono preoccupate perché non ha fatto rientro a casa. Così vanno in caserma per denunciarne la scomparsa ed è il comandante della stazione a comunicare alle tre donne che il corpo senza vita ritrovato nei pressi del cimitero di Cusano Milanino è proprio quello di Liliana. Mentre le sorelle e la mamma in caserma si disperano per la morte di Liliana, i carabinieri sono a stretto contatto con i colleghi intervenuti a casa di Davide. Grazie alla loro attività di indagine emerge ben presto che Davide è il responsabile della morte di Liliana. Di conseguenza ne dispongono immediatamente l'arresto. A distanza di 6 giorni dall'omicidio di Liliana, viene celebrato con rito islamico il suo funerale. Dopo 9 mesi si apre il processo. I giudici, come al solito, sono chiamati a intervenire su un punto fondamentale. Davide, al momento dell'omicidio di Liliana, era in grado di intendere e di volere? La relazione dello psichiatra nominato dal tribunale stabilisce 4 punti chiave. Il primo è che Davide, quella sera, nonostante la massiccia assunzione di alcol, è in grado di guidare. Il secondo è che il litigio tra Davide e Liliana è considerato una solita di abitualità. Il terzo è che il racconto di Davide al suo amico e collega, dopo aver commesso l'omicidio, porta a ritenere che fosse cosciente di quanto commesso. Infine, che al momento del fatto Davide non era in uno stato confusionale
o psicotico. Per tutte queste ragioni la perizia psichiatrica afferma che non sono state trovate condizioni cliniche tali da ritenere plausibile un'alterazione della realtà. Davide è affetto da un disturbo di personalità connotato da impulsività e tendenza alla violenza, una modalità usata come risposta agli eventi che accadono e che lo infastidiscono. Questo vuol dire che Davide era davvero un ragazzo malato, non solo problematico. Il punto è che non si faceva aiutare, anzi, sembrava trarre coraggio e spavalderia dalla propria aggressività, che alimentava con ciò che ne costituiva la benzina, ossia l'alcol. Nonostante Liliana fosse adorata da tutti, si sentiva disperatamente sola da quando aveva perso suo fratello e suo padre. Quindi forse aveva visto nell'incontro con una persona altrettanto sola quella zattera di salvataggio che li poteva traghettare verso un futuro migliore, più roseo. Davide fin da piccolo soffre di sbalzi d'umore, ha problemi di depressione, ha degli scatti di ira violenti, anche i suoi amici lo descrivono come una sorta di bulletto del quartiere. Probabilmente quando Liliana e Davide si erano visti per le prime volte, si erano anche in un certo senso riconosciute come persone sole, tristi, con delle carenze affettive nelle figure di riferimento paterne. E quindi, oltre alla passione, al piacersi fisicamente, probabilmente avevano percepito la voglia di stare meglio di entrambi. Ecco perché si erano scelti. Il 4 aprile del 2017 Davide viene riconosciuto colpevole dell'omicidio di Liliana. Viene processato con rito abbreviato e condannato a 16 anni di reclusione. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere quello che volete qua sotto nei commenti. Conoscevate questo caso, questa storia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che fanno bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.